Ciao, io sono Emma e voglio raccontarvi la storia di una mia amica. È una ragazza abbastanza particolare. Dicono che tutto quello che perdi prima o poi ritorna. Quando la mia amica è nata era chiaro che sarebbe diventata bellissima. Tuttavia lei non aveva... un cuore. Avete sentito bene? Non voleva bene a nessuno. Tesoro, dai un bacio alla mamma. No! Sei senza cuore. I genitori della mia amica hanno divorziato quando aveva 6 anni. Lei è rimasta con la madre, ma suo padre voleva continuare a essere presente, quindi la chiamava tutti i giorni. Tesoro, come stai? Raccontami la tua giornata. Sono impegnata, mi sto mettendo lo smalto. Sei senza cuore. Continuava a chiamarla, ma la figlia ha smesso di rispondergli e alla fine si sono allontanati. A scuola era molto popolare. I ragazzi perdevano la testa per lei e cercavano di conquistarla in tutti i modi. Ma come puoi conquistare una persona che non ha un cuore? Giocava con i sentimenti dei suoi compagni e rideva ogni volta che li rifiutava. Sei senza cuore. Lo so. A quei tempi mi ero abituata all'idea che tutti mi considerassero senza cuore. E ho iniziato a crederci anche io. Ops, ho parlato in prima persona, vero? Avete capito bene. Quella ragazza... ero io. Non giudicatemi subito. Prima dovete scoprire che cosa è successo. Tutto è iniziato quando è arrivato un nuovo studente nella nostra scuola. Oh mio Dio, era bellissimo! Studierà con noi, riesci a crederci? Ero amica delle ragazze più popolari della scuola, tra cui Laura. Non che mi stessero simpatiche, ma come potevo essere una regina senza un seguito? Avete capito che cosa intendo, vero? Esatto, è carino. Peccato che presto si ritroverà con il cuore spezzato. Siamo scoppiati a ridere. Poi mi sono messa all'opera e mi sono avvicinata al ragazzo nuovo. Ciao, vuoi venire da me a guardare la trilogia del Cavaliere Oscuro? Tuttavia lui mi ha guardata con aria triste. Grazie, ma per questa volta passo. Scusate? Ma che cavolo, nessuno mi aveva mai rifiutata. Quel cowboy non sapeva con chi aveva a che fare. Il giorno seguente, quando mi è passato accanto, ho finto di aver perso il telefono al bar della scuola. Oh no, dov'è il mio telefono? Io e Laura abbiamo fatto finta di cercarlo ovunque, anche se sapevamo che era nel mio zaino. Ehi Gioia, ti va di chiamarmi? Aspetta un secondo. È sparito per un minuto e poi è tornato con un telefono. Gli ho dato il mio numero e lui mi ha chiamata. Ah, che stupida! Mi ero dimenticata di averlo messo via. Ecco fatto. Ora avevo il suo numero. Quella sera, quando sono andata a dormire, gli ho mandato un messaggio. Grazie per il tuo aiuto, bellezza. Come ti chiami? La risposta mi ha sorpresa. Sono Lucy Wong. Credi davvero che sia bella? Grazie. Eh? Che cosa stava succedendo? A quanto pare Lucy lavorava al bar della scuola. Quel furbacchione aveva usato il suo telefono per chiamarmi. Wow, era una bella sfida persino per me. Anche se ero la regina dei cuori spezzati. Ho scritto una marea di bigliettini romantici e li ho sistemati in bella vista. Così che il giorno seguente il ragazzo nuovo potesse trovarli. E sapete una cosa? Me li ha restituiti e se n'è andato in silenzio, che faccia tosta! Conquistarlo era diventata una questione di principio. Comunque si chiamava Tommy, me lo ha detto la mia amica. Laura, secondo te è cieco, perché non mi nota? Devi arrenderti, Emma, ha la testa troppo dura. Ma che amica sei? Ok. Ho un'idea. Laura ricordava che Tommy era allergico al polline. Nascondiamo dei fiori da qualche parte e quando inizia a starnutire, tu arrivi in suo soccorso con uno spray nasale. Mi sembrava un po' troppo, ma era un bel piano. Ero sicura che Tommy si sarebbe innamorato di me. Quel pomeriggio abbiamo preso i fiori e li abbiamo nascosti nel condizionatore della classe. Per qualche motivo non ho pensato che potesse essere pericoloso. Alla fine della lezione Tommy ha iniziato a starnutire. Quello era il mio momento. Ma poi ha afferrato lo zaino e si è precipitato fuori dall'aula. Aspetta, devo salvarti! Tuttavia, Tommy non mi ha sentita. Stava percorrendo il corridoio di corsa e starnutiva di continuo. Lo avevo quasi raggiunto quando sono inciampata e sono caduta. Lo spray è finito sotto un armadio. Dannazione, avevo fatto un casino. Dovevo aiutare Tommy prima che peggiorasse. Fortunatamente l'infermiera della scuola era lì nei paraggi. Le ho spiegato che cos'era successo e lei ha subito aiutato il mio compagno. Ecco come Tommy ha scoperto che era tutta colpa mia. Ops. Ha stretto i denti con rabbia. Sei pazza! Stammi lontana! Ha iniziato a urlarmi contro. Non ero abituata a essere trattata così e gli ho risposto a tono. Il preside ha sentito tutto quel baccano ed è arrivato di corsa. Non gli interessava chi avesse torto o ragioni e ci ha messi entrambi in punizione. Per colpa vostra mi è venuta l'emicrania. Vi fermerete a scuola dopo le lezioni per una settimana intera e pulirete la biblioteca. Prima di andarsene Tommy mi ha lanciato un'occhiataccia. Che problemi hai?
Non sarebbe successo se tu non mi avessi ignorata. Il mondo non gira intorno a te, svegliati. Dopodiché Tommy è andato via. Ho raccontato tutto alla mia amica e lei ha cercato di consolarmi. Dimenticati di lui. Non hai bisogno di un altro ammiratore. Hai la scuola ai tuoi piedi e questo non cambia. Probabilmente aveva ragione. Era arrivato il momento di arrendermi e di lasciare in pace Tommy. Dopo le lezioni sono andata in biblioteca. Tommy era già arrivato. Ha continuato a fissarmi. Forse si aspettava che io ricominciassi a infastidirlo. Invece mi sono messa le cuffie e ho iniziato a spolverare i libri. Mi è risuonata negli orecchi la musica romantica di Billy Joel. Mi piaceva a tal punto che ho iniziato a canticchiare. I don't wanna be alone anymore. Tommy è venuto da me e ha sospirato. Ascolta, smettila. Sei carina, è vero, ma non mi piaci. Smettila di provarci con me. Rilassati, ho capito. Sto solo canticchiando. Ho tolto una cuffia e gliel'ho data. E Tommy ha ridacchiato. Oddio, aveva delle fossette bellissime. Scusa, credevo che ci stessi provando con me. Mi ha mostrato la sua playlist. A quanto pare avevamo dei gusti musicali molto simili. Mentre pulivamo abbiamo iniziato a chiacchierare. E per mia sorpresa Tommy mi ha chiesto se poteva accompagnarmi a casa. Si è già fatto buio. Per strada mi ha detto che mi aveva ignorata perché detestava le ragazze arroganti che non sanno accettare i rifiuti. Hai ragione, ho superato il limite. È solo che quando i miei hanno divorziato, qualcosa dentro di me si è spezzato e ora sono senza cuore. Sono sicuro che non è vero. Hai un cuore grande, ma non hai ancora imparato a usarlo. Ci vediamo domani. Quella notte non sono riuscita a dormire. Continuavo a pensare alle parole di Tommy. A quanto pare gli piacevano le ragazze gentili e oneste. Così ho deciso che era arrivato il momento di cambiare. C'era qualcosa di speciale in lui. Mi sentivo attratta come una calamita. Oh no, mi ero presa una cotta. Dopo le lezioni abbiamo continuato a incontrarci in biblioteca e ci siamo conosciuti meglio. Ho scoperto che Tommy si era trasferito dall'Alaska nella nostra città. Gli piaceva disegnare ed era molto bravo. Quando ho visto i suoi schizzi sono rimasta senza parole. Voglio diventare un artista e visitare il Louvre. In caso non lo sapeste, il Louvre è uno dei più grandi musei del mondo. Se volete andare a Parigi e visitare il Louvre, mettete like a questo video. Ho detto a Tommy che aveva un grande talento e che ero sicura che avrebbe raggiunto il successo. Ma lui ha alzato le spalle e ha cambiato argomento. Stava nascondendo qualcosa. Nel giro di poco, la settimana di punizione è terminata. Tuttavia, la nostra relazione era appena iniziata. Tommy ha ammesso che era felice di avermi conosciuta meglio e che lo avevo sorpreso. Non devi comportarti come una reginetta narcisista. Sei fantastica così come sei. Posso farti un ritratto? Wow, ero lusingata. Che romantico. Ovviamente ho accettato. Abbiamo iniziato a passare più tempo insieme. Tommy mi ha fatto il ritratto e io nel frattempo gli ho raccontato una marea di storie. Un giorno è venuto da me per sistemare gli ultimi ritocchi. I nostri occhi si sono incontrati. Lui si è piegato verso di me e... ed ecco come ci siamo messi insieme. Ero al settimo cielo. Poco dopo mi ha presentato il suo amico dell'Alaska. Lui è Peter. Ci videochiamiamo spesso. Tommy mi ha parlato molto di te. Sei fantastica. Voi due state benissimo insieme. La mia vita amorosa stava andando benissimo. Sfortunatamente non posso dire lo stesso del mio rapporto con Laura. Era arrabbiata perché ci vedevamo meno spesso. Mi dispiace, è solo che io e Tommy usciamo spesso insieme. È così dolce e carino. Tommy, non riesci a parlare d'altro. Se non ci si comporta da reginetta della scuola, si rischia di perdere il proprio trono. Ed è quello che è successo a me. Ho smesso di comportarmi in modo arrogante e presto hanno smesso di invitarmi alle feste. Inoltre Laura ha trovato una nuova migliore amica. Tuttavia non mi interessava. L'unica cosa importante era che Tommy c'era sempre per me. Ma un giorno è cambiato tutto. All'improvviso il mio ragazzo è venuto da me con aria triste e mi ha detto che dovevamo lasciarci. Aspetta, cosa? Perché? Ho fatto qualcosa di sbagliato. Dimenticati di me. È meglio così. Non volevo crederci. Stava andando tutto bene. All'inizio ho pensato che Tommy stesse scherzando. Ma poi mi ha bloccata su tutti i social e a scuola non mi rivolgeva nemmeno la parola. Per la prima volta nella vita ho capito che anche io avevo un cuore. Ero distrutta. Sentivo un fuoco nel petto. Non riuscivo ad accettare la nostra rottura. Soprattutto perché Tommy non mi aveva dato nemmeno una spiegazione. Ho deciso di riconquistarlo. Ho fatto di tutto perché Tommy mi notasse. Ma lui era freddo e scontroso. Ero disperata. Ho rimpianto il periodo in cui ero una reginetta senza cuore. Almeno non soffrivo così tanto. Mi sono lasciata cadere sui gradini e sono scoppiata in lacrime.
E poi qualcuno mi ha abbracciata. Era Laura. Wow, non ti ha mai vista piangere. Devi esserti innamorata sul serio di lui. La mia amica mi ha promesso che mi avrebbe aiutata a scoprire il motivo per cui Tommy aveva deciso di interrompere la nostra relazione. Oh, quanto mi era mancata. Poco dopo è venuta da me con il quaderno degli schizzi di Tommy. Lo hai rubato? Non puoi averlo fatto sul serio. Dai, aprilo. Ho aperto il quaderno e ho sfogliato le pagine. Sono rimasta sconvolta da ciò che ho visto. Era pieno di ritratti di una ragazza che non conoscevo. Aspettate un attimo, che cavolo era quella? Era lei il motivo per cui Tommy mi aveva lasciata. Sapevo che poteva chiarire i miei dubbi. Ho chiamato Peter e gli ho chiesto di quella ragazza. Sai chi è questa? Certo, è Kate. Tommy era innamorato di lei. Ma stiamo parlando di molto tempo fa, quando eravamo piccoli. Ora sapevo la verità. Tommy non era riuscito a dimenticare Kate e quindi mi aveva lasciata. A scuola sono andata dritta da lui. Se è per la tua ex, allora posso diventare come lei. Ti prego, non lasciarmi. All'improvviso è arrossito. Si è infuriato e ha iniziato a urlare contro di me. Smettila di seguirmi come un cagnolino fedele. Vattene, abbiamo chiuso. Volevo sparire nel nulla. Sono scoppiata in lacrime e sono corsa a casa. Dovevo dimenticarlo. Mi sono sentita sola. Inaspettatamente ho deciso di chiamare papà. Emma, tesoro, non ci sentiamo da tanto. Lo so, papà. Ero arrabbiata perché tu e la mamma avete divorziato. Mi dispiace se mi sono comportata male. Non è colpa tua, tesoro. Come stai? Abbiamo chiacchierato a lungo. Gli ho parlato della mia vita e ho ascoltato quello che aveva da dire. A quanto pare, papà era diventato primario di un ospedale. Mi sono pentita di averlo escluso dalla mia vita. Mi ha dato un sacco di consigli utili. Dopo la nostra chiacchierata mi sono sentita molto meglio. E ho deciso di parlare a Tommy per un'ultima volta prima di voltare pagina. Sono andata a casa sua e ho cantato la canzone che avevamo ascoltato insieme quel giorno in biblioteca. I don't wanna be alone anymore. Un attimo dopo è uscito. Credevo che fosse arrabbiato, ma mi ha preso la mano con dolcezza. Emma, tengo molto a te, ma non voglio farti soffrire. Mi ha detto il motivo per cui mi aveva lasciata. A quanto pare, Tommy aveva una malattia genetica e presto sarebbe diventato cieco. Il dottore ci ha consigliato di trasferirci in un posto caldo. Per un po' mi sono sentito meglio, ma ora sto peggiorando di nuovo. Mi hanno detto che presto perderò del tutto la vista. Così ho deciso che forse era meglio lasciarti. Non voglio che stai con me per pietà e non voglio essere un peso. Mi si è gelato il sangue nelle vene. Ecco perché Tommy non voleva parlare del suo sogno di diventare un artista. Sapeva che non sarebbe mai successo. L'ho abbracciato forte. Che sciocchino. Io ti amo. Lo supereremo insieme. Dopodiché ho chiamato papà e gli ho chiesto un consiglio. Ha visitato Tommy e ha detto che aveva qualche possibilità. Tuttavia, doveva fare un intervento. Era molto costoso. Ma se ne è occupato papà. Sono rimasta accanto a Tommy per tutto il tempo. Gli hanno fissato l'intervento un mese dopo. Gli ho tenuto la mano mentre lo spingevano per il corridoio. A prescindere da come andrà, io ci sarò sempre. Grazie, Emma. Spero di riuscire a terminare il tuo ritratto. I minuti passavano. Laura ha aspettato con me e le ero grata per il suo supporto. Fortunatamente è andato tutto bene. Poco dopo, Tommy è stato dimesso dall'ospedale. Pensavamo che il peggio fosse passato. I nostri genitori si sono incontrati e sono diventati amici. Tutto quello che è successo ci ha fatto avvicinare ancora di più. Ma purtroppo il miracolo non è avvenuto. Poco dopo Tommy è peggiorato di nuovo. E questa volta i medici ci hanno spiegato che non avevano buone notizie da darci. Abbiamo fatto il possibile. Sfortunatamente non è servito. Presto o tardi Tommy perderà la vista. Ho pianto come una fontana per giorni. Non era giusto. Perché un artista di talento doveva diventare cieco? Tuttavia, un giorno, Tommy ha detto una cosa che mi ha fatta sentire un po' meglio. Non so quanto tempo mi resta, ma dobbiamo goderci ogni singolo istante. Invece di disperarci, abbiamo esaudito tutti i nostri sogni. Abbiamo ammirato albi e tramonti. Abbiamo guardato un sacco di film. E abbiamo visitato il Louvre. Quando Tommy ha terminato il mio ritratto, aveva perso la vista quasi del tutto. Ad ogni modo era comunque incredibile. Mi ricordo il tuo viso a memoria. La bellezza non è niente in confronto all'amore. So che hai un gran cuore e lo sento battere. Il mio ragazzo è diventato cieco, ma non ha perso il talento né la passione. So che Tommy raggiungerà il successo e io ci sarò sempre per lui. Ci siamo sdraiati sull'erba e abbiamo ascoltato le canzoni di Billy Joel. Ti amo, cowboy. Anche io, ragazzina.